Ben ritrovati amici di Gilda News. Concorso nel caos. Non parte sotto i migliori auspici il concorso che dovrebbe assegnare il ruolo a 63.700 docenti. Caos e disorganizzazione già dal primo giorno dello svolgimento della prova. Commissioni non formate, mancanza di verbali di insediamento e griglie di valutazione. Ma il MIUR continua a ribadire che tutto si sta svolgendo con regolarità. Intanto il Consiglio di Stato ammette con riserva i non abilitati che hanno fatto ricorso. Flop ancora prima di arrivare al traguardo? Il punto di Reginaldo Palermo. La vicenda dei compensi spettanti ai commissari e ai presidenti delle commissioni di concorso non è affatto risolta, anche se da almeno una decina di giorni diversi membri del governo continuano a sostenere che c'è già un emendamento pronto da inserire nella legge di conversione del decreto 42 all'esame del Senato. Per la verità, al momento attuale il testo dell'emendamento non è neppure disponibile nel sito del Senato. Tra l'altro, al Senato i lavori hanno subito un rallentamento. Il voto in commissione, infatti, era previsto fra il 27 e il 28 aprile, in modo da consentire immediatamente dopo l'inizio dei lavori in aula e quindi il voto definitivo. E invece accade che per il giorno 3 la Commissione Cultura dovrà ancora chiudere i lavori. Di questo passo è possibile che la Commissione non riuscirà a terminare in tempo e allora il provvedimento andrà in aula senza relatore. A quel punto è possibile quindi che il Governo chieda il voto di fiducia. Il decreto da convertire, per la verità, è poca cosa. Sostanzialmente si tratta di ordinaria amministrazione e proprio per questo è ancora più preoccupante che si debba fare ricorso al voto di fiducia. Per venire poi al merito della questione, diciamo che la proposta del governo è quella di raddoppiare i compensi, in modo da arrivare a pagare i commissari, i presidenti, 3-4 euro all'ora in media. E da dove arriverà la copertura finanziaria? Quasi sicuramente, come spesso accade in questi ultimi tempi, da un taglio al fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole. Ci permettiamo di osservare che anche questa volta la montagna ha partorito un topolino, anzi forse un criceto nano. L'Aran, il sì alla Gilda. Come prevedibile, l'Aran ci ha dato ragione. Il MIUR non ci può tagliare fuori dal tavolo delle trattative per non aver firmato il contratto sulla mobilità. Così il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio, conferma la presenza del sindacato al tavolo delle prossime trattative con il MIUR. Ambiti territoriali. Gli ambiti territoriali consentirebbero alle scuole associate di avere un serbatoio di docenti pronti a soddisfare i piani di offerta formativa triennale delle scuole. Scadrà il 16 maggio il termine per aderire al ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, promosso dalla Confederazione Generale Sindacale, contro il blocco dei contratti e delle retribuzioni dei lavoratori nel pubblico impiego. Ad oggi sono oltre 20.000 i ricorrenti. Bonus nessun valore al merito. Dopo la circolare emanata nei giorni scorsi con cui ha raccomandato alle scuole di assegnare il bonus né a troppi docenti né a troppo pochi, adesso il MIUR comunica con una nota di voler avviare un monitoraggio sulla valorizzazione del merito che si concluderà il 6 maggio. Intanto si svolgerà a Bologna il 9 maggio un convegno dal titolo Bonus docenti, valorizzazione o merito? Il convegno è organizzato da FIELECCGL, CIZ Scuola, UIL Scuola, SNALS, GILDA. Anno di formazione. Ad una docente che ha chiesto ed ottenuto il passaggio di cattedra e di ruolo in altro ordine di scuola, il MIUR le impone di svolgere di nuovo l'anno di formazione. La professoressa, rappresentata dall'avvocato Eliana Flores, fa ricorso al Tribunale del Lavoro di Avellino che accoglie la sua istanza e pertanto il giudice dispone che la docente non venga sottoposta a un nuovo periodo di formazione. Supplentite. I numeri sono letteralmente impietosi, 122.000 supplenze assegnate quest'anno, nonostante le circa 86.000 assunzioni disposte dal piano straordinario della buona scuola voluta dal governo Renzi. La scuola italiana evidentemente è una malata cronica. Convegno a Napoli.
si è svolta a Napoli, nell'Aula Magna dell'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, un convegno dal titolo Riforme istituzionali e qualità della democrazia. Sono intervenuti il magistrato Domenico Gallo e Fabrizio Reberschek, presidente dell'associazione Articolo 33. Referendum scuola. Continua la raccolta firme per l'abrogazione di alcune parti della legge 107. Molti docenti e cittadini che si stanno recando presso i vari banchetti allestiti dai comitati referendari, disposti in varie città. La raccolta terminerà il 7 di luglio. Quasi alle battute finali, i congressi per il rinnovo degli organismi provinciali della Gilda. L'appuntamento si concluderà a Perugia dal 20 al 22 maggio per l'Assemblea nazionale, che eleggerà il coordinatore nazionale, la direzione nazionale e tutti gli altri organismi statutari. A nome della redazione, i migliori auguri di buon lavoro a tutti i coordinatori e i componenti dei nuovi direttivi provinciali. Da Irene Anastasia è tutto, arrivederci alle prossime news.